Milano Centrale, arriviamo. Marco! Vamo! Ma che te famo? Stannamos! Dove stiamo? Dove stiamo? Stazione Roma Termini, a cercare il binario, ragazzi. Per andare dove? Per andare dove? Fiera di Milano con Padel Lovers. Attento, no, ci mettono sotto, anzi quelle stanno per mettere sotto. Mamma mia, ragazzi, fa freddo, fa freddissimo, ma ci vediamo presto a Milano. Caffettino prima partenza, ci vuole, qua da Panella, ma pure un po' di pubblicità. Marco, è importante, si paga tantissimo questa pubblicità. Dope. Dai, va, tanti caffè. Che ti aspetti da Milano, Marco? Tanta roba, raga, ho visto i video, bellissimo, bello, bello, bello. Quanta gente? 8.000 biglietti, noi arriviamo a 15.000, ci arrivano sicuramente. Dai. Sempre in stazione siamo, ma dove? A Milano, Milano Centrale. Siamo arrivati, ragazzi, appena adesso, che ore sono? Le 10:18. Quindi adesso albergo e poi subito in fiera. Vamos. Chi ne ha fatto? Sì, abbiamo anche qualcosina da portare. Guardate un po', ragazzi, quanto materiale. Qui dentro magliette, borse, cappellini, più tutto. Pesano pure leggermente. Siamo pronti? Allora. Eccoci, ragazzi, finalmente siamo arrivati. Ci stiamo aspettando per gli accrediti e a breve scenderemo giù. Già di là si vede, si intravede qualcosina. La fiera è veramente molto grande, veramente molto bella. Seguiteci, continuate a seguirci perché vi porteremo a vedere ogni singolo stand. Vamos! Siamo entrati, ovviamente i pass li abbiamo ritirati. Vi diamo subito un'anteprima di quella che è la fiera qui a Milano. Siete pronti? Guardate un po'. Questo è quello che ci aspetta. Qui sotto già si intravedono tantissimi stand. La fiera è veramente, veramente grande, quindi... Andiamo a vedere che si tratta, vamos. Allora, eccoci qui, quindi una bellissima carrellata di racchette Eurostar. Complimenti a te e a tuo fratello che è sempre dietro le quinte, però complimenti anche a lui. Ma parliamo della scelta del campione, perché Tolito? Come nasce lui? Eccoci, ragazzi, continuiamo con la rubrica Padel in Italy. Siamo qui con Davide, il CEO, possiamo dire, il creatore. Possiamo dirlo. Uno dei creatori, sì, assolutamente. Di Viento, un marchio completamente italiano, realizzato in Cina, ma comunque sia disegnato e progettato in Italia. E prototipato e analizzato tutto in Italia. Prototipato, ragazzi, è bellissimo, poi vi spiegherà che cosa vuol dire. Esatto. Dove vado? Lì? Vediamo che esce fuori. La prima la liscio. Ci sono! Ragazzi, e poi dicono che l'allenamento perfetto del padel non esiste. Non è vero, ci hanno pensato loro di Dragonet. Alessandro, pausa pranzo. Allora, io già ho mangiato tutto. Che fame, ragazzi. 5 ore di fiera, Marco. Intense? Andate in media, pronto, ci siamo. Ciao, Irene. E si nasconde, ragazzi, non vogliono apparire sullo schermo. Si mangia e si ricomincia. Vamos, il pranzo è finito. Ora Marco è andato a prenotare la clinic e non ha fatto. Ecco Marco, intanto devo dire che veramente, veramente un grande evento, veramente, veramente bello. Tanti espositori, la possibilità di acquistare qualsiasi racchetta, di provarla, tanti stand che ti permettono di provare l'abbigliamento in campo. Ma adesso c'è dietro di me Gonzalo Rubio, ve lo faccio vedere. Eccolo lì dietro, Gonzalo. Aspetto sull'altro campo, stiamo aspettando i grandi campioni, dovrebbe essere dei nostri anche il Tolito, Aguirre, dovrebbe essere qui tra poco, quindi ragazzi davvero tanto vi aspettiamo e vamos. Eccoci ragazzi, siamo di nuovo qui con Lucio Mormile di Eurostar Padel. Lucio, chi ci hai portato oggi qui con te? Tolito Aguirre. Ragazzi, è il Tolito Aguirre, il Ronaldinho del padel. Allora ragazzi, ascoltatemi bene, nel calcio è roba degli uruguagi, ma nel padel è Padel Lovers che ha la garra charrua, l'artiglio che graffia. Io lo amo, e viva il padel! Ragazzi, è finita la prima intensissima giornata di Trend Padel Expo, veramente una bellissima esperienza. Abbiamo provato un sacco di racchette, un sacco di marchi nuovi, abbiamo conosciuto un sacco di novità, abbiamo visto un sacco di novità, un sacco di un sacco di un sacco. Ma la cosa più bella, ragazzi, abbiamo incontrato tanti di voi.
Questa sì, è la cosa più bella, è stato veramente, veramente fantastico. Grazie per tutto quello che ci date. Il padre sta crescendo, abbiamo incontrato tanti di voi, è stato bellissimo vedervi face to face, conoscervi e scambiarci idee e opinioni sul paddle. Intanto stiamo andando una scala e scenderemo, quindi se caschiamo pensa quante views potremmo fare. Marco, sì, casca Marco. No! ragazzi, faremo una diretta più tardi, ma tanto non la vedrete perché questo uscirà tra qualche giorno, quindi che ho detto a fare non lo so, ma l'ho detto per voi. Ragazzi, a domani. Vamos. Day 2. Buongiorno ragazzi, giorno 2, giorno di fiera. Day 2. Quindi stiamo per entrare al Trend Padel Expo di Milano. Il primo giorno stiamo camminando, quindi vedete un po' mosso il video, siamo senza Stabilizia Store. Il primo giorno tanta roba, Marco, primo veramente tanta bello. Roba. Abbiamo corso come delle troppole. Di parlare con Eurostar, proprio i proprietari e i creatori di Eurostar, abbiamo avuto la possibilità di conoscere un nuovo marchio, Giento Padel, che potete vedere sui nostri canali social, come sono entrati a gamba tesa nel mondo del padel con l'abbigliamento e con le racchette. Abbiamo conosciuto ragazzi che non conoscevamo di persona, Sane, tanta roba. Siamo contro il sole, quindi il video sarà mosso, pessimo. Ascoltate le voci, va tutto bene. Bene ragazzi, siamo appena usciti dal campo, abbiamo provato io la Assassin e Marco la Assassin Legend, ragazzi, grande palla. E siamo qui con Riccardo, il general de Sane, direttore generale. E il direttore generale de Sane che ci va a spiegare come sono realizzate all'interno le pale. Riccardo, puoi non spiegarnos come è una Sane e nel corazon? Io sono Francesco, di quelli del padel, abbiamo questa pagina dal 2020, siamo una delle pagine più seguite e quello che facciamo è organizzare dei tornei amatoriali piuttosto che meme, video dei punti, abbiamo il profilo su Instagram e su TikTok. Buon padel a tutti ragazzi, ci troviamo presto lo stand della Vidar che ci ha ospitato, siamo Marco e Daniel di Padel Lovers. Ma e con noi oggi c'è Isidoro. Ciao ragazzi. Isidoro per me è il più grande esperto di racchette di K in Italia. Non dico all'estero perché non li conosco. Ci siamo conosciuti come? Piccola scaramuccia su YouTube con Daniel. Io sono su Instagram. Io sono permaloso. Daniel gli ha risposto? Gli ho risposto un pochino così perché Marco mi aveva caricato. Poi alla fine ci siamo conosciuti, ci siamo parlati. È nata un rapporto d'amicizia, possiamo dirlo. Ci sentiamo quasi tutti i giorni. Quasi tutti i giorni. Abbiamo approfittato della fiera di Milano per incontrarci qui perché è davvero una grande persona. Seguitelo su Instagram, lui è Isidoro Padel Vlog e ragazzi capisce tanto, fa contenuti bestiali, collabora con Padel Nuestro Milano e Padel Magazine. Padel Magazine e di racchette ne capisce che è un spettacolo. Ma perché siamo qui, Daniel? Allora oggi ragazzi porteremo su questo video due contenuti importanti. Il primo, top e flop 2022, e poi sfrutteremo la conoscenza di Isidoro, gli romperemo le scatole e cercheremo di capire meglio il discorso di questi famigerati K. Siete pronti ad assumere la responsabilità delle flop 2022? Allora, Marco, ragazzi, stiamo salutando la Fiera di Milano, due giorni intensi, pieni di ricchi di contenuti. Bello, tanta roba. I canali, tutti i social, veramente bella, facciamo affatto agli organizzatori, facciamo affatto a tutti voi che siete venuti qua ragazzi insieme a noi, siete stati tantissimi, contenuti interessanti ragazzi, tanta roba che abbiamo fatto spiegare da pessimi, da Sane, tutta la consistenza delle racchette, abbiamo parlato con Isidoro per i K, quindi vedete ragazzi, salutiamo l'ultima parte della fiera. Possiamo dire che ci siamo e siamo più, ancora più preparati
che non ci vuole tanto, come eravamo prima. Grazie a tutti quelli che ci hanno dovuto in fiera, ragazzi, siete stati tanta tanta roba, grazie mille, ci aiutate ad andare avanti e sì, mi siete piaciuti tanto. Vamos.